Buongiorno a Pippo Civati. Buongiorno Marco Tiberi, decollato, diciamo, sei un po' basso nella cesta, si dice a Milano. Ecco, così sei Meglio? molto più autore, così sei molto più Draghi, sei ancora Sono migliore così? Sto così sei meglio? migliore, sei proprio elegante anche, c'è una Bene, camicetta grazie. bottom Sono fatto down. così, Mi preparo la riapertura. In che senso? Cioè, lì che stanno a fare No, allora, intanto io non mi sento pronto. Cioè, a Roma? si riapre tutto, appunto, non ho niente da mettermi, la situazione è un po' così, e poi francamente sono un po' preoccupato. Da cosa? Io lo Non so c'è. che tu hai un punto di vista laterale che altri non hanno colto, quindi dici, Allora, racconta. attenzione, io di solito non sono complottista, però io qui ho l'impressione piuttosto forte che ci sia una trama eversiva che si sta dipanando sotto traccia. Addirittura sui fascisti? Attenzione, non lo so, anche ovviamente ci stanno sempre, ma È il piano solo? il piano no, il piano accompagna, piano in compagnia questo, attenzione. Allora, Forse è il piano Bolo? il piano Bolo, sì, esatto, il piano Bolo. Cioè, la domanda è la seguente: se io lunedì, se a me lunedì non mandasse di andare a pranzo fuori, non volessi andare, metti caso, non c'ho voglia di andare a mangiare fuori. Sono perseguibile penalmente? Secondo me sì, cioè più che altro sarai seguito dagli assistenti Allora, sociali, credo, ti tolgono i bambini. esatto, stiamo attenti perché qui c'è un clima da dittatura culinaria che non mi piace per niente. Eccoti, ti È riconosco. la dittatura. Allora, ci avviamo, secondo me, che poi è un'idea mia, aspetta che mi Sì, alzo, ci avviciniamo verso la dittatura culinaria. io bevo Gli intanto. elementi sono i seguenti, cioè noi sappiamo sicuramente che apriremo ristoranti, bar, spacci e tutti i posti dove si mangia, va bene? Ti Delle sembra un scuole. po' la metafora, diciamo. Eh sì, la metafora che però diventa molto concreta, cioè le scuole, per esempio, non vedrai che tra un paio di giorni diranno che riaprono soltanto gli alberghieri e le scuole di cucina. Ah, dici che c'è una coerenza? Io lo vedo proprio plasticamente sotto casa mia. Stanno mettendo tavolini ovunque, sopra le macchine parcheggiate, in mezzo alla strada, alcuni li appendono anche a mezz'asta con dei sistemi di carrucola, sono i tavolini pensili di Babilonia. Ah, Sembra, ok. sotto casa mia, sembra la Comune di Parigi, ci stanno i Beh, tavoli anche dappertutto, perché sembrano le barricate della Comune di Parigi, capito? Ci vadi? Tu stai in panisperna che anche etimologicamente, diciamo. Che vuol dire pane e prosciutto per chi non masticasse il latino, capito? Cioè, ci sono le barricate in mezzo alla strada fatte di tavolini della ristorazione. La storia si ripete sempre due volte: una volta in tragedia e una volta in consumazione a menù fisso. Ok? State attenti, perché qui a Roma, soprattutto, la società dei magnaccioni sta diventando realtà. A noi ci piace da magna e beve e non ci piace di fare tutto il resto. D'altronde, però, ci va di lasciami dire. Vorrei storicizzare per chiudere. Io ti sto lasciando parlare attonito perché a questo punto io mi chiudo in casa e mi faccio la pizza a sto punto, incontro No, tendenze. esci invece che ti arrestano se vai a mangiare al ristorante. Attenzione, dal resto la cosa viene da molto lontano. Da dove? Chiediamocelo. È un caso, erano un caso tutti i post di Salvini a sfondo culinario? Oggi ho mangiato questo, per merenda mangio questo, per colazione mangio quell'altro. È un caso? Non No. è un caso. La crisi non la sta facendo sui migranti, la sta facendo sui ristoranti, Sui hai ragione. ristoranti ci distrae con le altre questioni, poi si astiene perché non gli basta mai, capisci? Dopodiché, Perché è attenzione, bulimico, diciamo, politicamente, direi. esatto, politicamente bulimico. Dopodiché, vi sembra un caso la proliferazione dei cooking show in televisione? Ah, ci stanno portando là. Cioè, voglio dire, se io mi ritrovo Cannavacciuolo come ministro degli interni tra 6 mesi, non mi stupisco. Cioè, stiamo andando verso lì, è la dittatura culinaria. Allora, siccome io sono di sinistra, vorrei chiudere con un'esortazione. Ok, io sono Posso? però. Poi Beh, aiuto, prometto, sono aiuto, senza parole. No, prometto. figurati, ti ascolterei per delle ore, diciamo. Proviamo a fare una cosa, ci vadi. Sì. Riuniamo la sinistra sotto il simbolo del gambero rosso. Ah, dici, non Secondo sarà troppo rosso. me va bene, il gambero rosso funziona. Un gambero rosé.
siamo per quelle cose che vengono dalla tradizione, ma poi riattualizzano i piatti, capisci? Cioè Ah, dobbiamo metterla ok. in chiave culinaria, perché ormai Poi fa facciamo anche tutto. il piatto del ricordo, diciamo, dei tempi Sì, andati. il piatto del buon ricordo, ci mettiamo a farci il martello, quelle cose lì. Secondo me può funzionare. Comunque, occhio che ci avviamo alla dittatura culinaria. Quindi Ok. Dittatura io starei culinaria, attento. va bene. Quindi più che l'RT e lo zero, eccetera, l'osteria numero zero è il Esatto, canone. Va bene, invece è io, proprio come così. sai, non ho di questi problemi perché ormai io seguo il modello groenlandese, cioè si esce di casa 3 mesi all'anno, per il resto Sì. si vive in un igloo, più o Sì. meno Ma fa freddo confortevole. poi lì dalle parti tue. Eh sì, dalle mie parti mie tira un vento. Sono regolato dal DPCM, qualsiasi E quindi. governo. A me questi governi sono piaciuti talmente tanto, no? Il Conte 1, il Conte 2, il Conte 3, che poi alla fine è forse è Cracco il governo Cracco, più che il governo Draghi. Vedrai che ci arriviamo. È il Ci governo arriviamo al Cracco. governo È il Cracco, che migliore. è il governo Cracco. Io mi addormento alle 10 e mi sveglio alle 5 del mattino, cioè non faccio altro che seguire le regole del DPCM. La Bravo, mia vita, perché adesso sono però aumentano il coprifuoco. anche questa fanno. Cioè, sì, certo, perché Fino coprifuoco è una metafora per dire spegniamo i fornelli. Noi i sì, fornelli, noi ma fornelli invece li vogliamo tenere accesi, non ci avrete esatto. maledetti, eh? Non ci avrete Il maledetti. braciere, eccetera. Bracele, fornelli, eccetera. E quindi fai così. Oh, tra l'altro, a proposito di dittature incipienti, domani sarebbe pure il 25 aprile. Tra l'altro, posso far notare una cosa a chi ci ascolta, che cioè, potevano riaprire il 25 aprile, no? Non era un messaggio anche politico. Non dico, Beh, sto governo magari, strano. però così Salvini può dire che il 26 aprile è la vera liberazione. Infatti, alla fine governa Salvini, quindi mi stai dicendo. È ripartito draghistico, Game of Thrones, Lo so, Targaryen. però non posso fare a meno di notare che il subdolo sta ottenendo quello che cercava, addirittura anche, come dire, di confondere il 25 aprile con le riaperture dei Però ristoranti. io avrei riaperto il 25, fossi stato premier tipo in un mondo che non parallelo, in una galassia. Io avrei tanto aperto il 25 aprile. Ma il 25 aprile è domenica. Cosa cacchio c'entra? Tanto domenica prossima sarà tutti a Magnà. È il 1º maggio, tutti a Magnà, però non ho capito. Vabbè. Certo. Vabbè, comunque, a proposito di 25 aprile, vado Sì, io, perché, vai tu perché sono lungo. perché abbiamo notato una cosa curiosa. Vai. Come voi sapete, Civati con la W ha un blog sul quale scrive per i suoi 25 lettori, che in realtà sono molti, 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 molti di più. Milioni, miliardi. Ed è spuntato un post che il mago del calambur Giuseppe Civati aveva intitolato 25 aprile. E siccome adesso stiamo parlando appunto quasi soltanto di riapertura di ristoranti, almeno è l'unica cosa che sembra essere necessaria, ci sarebbero un sacco di altre cose da aprire. Allora io, se posso, lo vado a leggere, poi diciamo di quand'è. Prima lo leggiamo e poi facciamo. Facciamo, dai. E Si poi vede che facciamo. sei sceneggiatore. Come si chiama questa cosa? Inversion, boh, non lo so neanche, non Non lo c'è so, no, ci un'idea. deve essere una Vabbè, parola inglese, adesso non mi viene in mente. è troppo, Vabbè. no, è troppa trippa al sugo, ci fanno Troppa notare. trippa arciuta, non c'è trippa per gatti. Allora, Vai. 25 aprile. Aprire il lavoro con judicio, ma aprire anche la vita delle persone, socchiuderla almeno, perché è urgente la questione economica, ma troverà soluzione solo se si comporrà anche quella esistenziale. Aprire le porte di casa ai piccoli, che forse i parchi non sono così pericolosi, o le piazze dove correre e pattinare almeno un po'. Aprire una fase 2 per la terza età, perché ciò che è accaduto ci insegni qualcosa verso chi è più anziano e fragile. Aprire le finestre alla parola pulita e precisa, chiudere i balconi del comizio e della provocazione. Aprire un dibattito sul futuro, non solo sulla quarantena dopo la quarantena, sulla fase che arriva dopo, sul modello di società, sullo stesso modo che abbiamo di guardare al mondo. Aprire gli occhi sull'emergenza di cui non parliamo mai, quella climatica. Ora forse riusciamo a capire un po' meglio che cosa si intenda per fine del mondo e che cosa siano le possibilità e che cosa i rischi. Aprire la democrazia e il confronto e le proposte, perché la politica è stata messa in mora non da oggi, e invece ora servirebbe più di ogni altra cosa. Aprire nuove forme di lavoro a distanza e di mobilità, che muoversi tutti nello stesso momento era una follia anche prima. Aprire una nuova stagione tecnologica applicata alla vita sociale, certo rispettosa della privacy, ma capace di renderci la vita più semplice.
aprire un libro anche, che fa bene, no? Ma sì, mi capisci? Vai avanti tu. Vado avanti con tono impostato, diciamo, da Premier in pectore dopo Cracco. Sì. Mi candido per il dopo Cracco, ok? Va bene, d'accordo. Dolce, caffè e frutta, insomma, dopo... Esatto, dessert. Una volta pagato il conto, forse possiamo... Vabbè. Aprire la porta dei diritti e il portone delle garanzie ai rider, perché finisca la quarantena e finisca il cottimo. Aprire spazi pubblici in sicurezza, far lavorare gli artigiani, quelli del legno, gli elettricisti e i muratori, ma anche gli artigiani della cultura. Aprire la cultura in ogni comune, in ogni occasione. Aprire servizi che non c'erano e che mancavano già nelle estati normali, per le famiglie soprattutto. Aprire una stagione di redistribuzione della ricchezza. Clima, progressività patrimoniale. Mm-hmm. Ottimo, hai mangiato, intanto commenta Franz e mi distrae. Aprire una stagione di redistribuzione della ricchezza, oltre che di incentivi per crearla, con la progressività e la tassazione sulla rendita e non sul lavoro, per incominciare. Aprire la pagina dell'evasione e dell'elusione, perché tutti chiedono schei, ma ciò può avvenire solo nel rigore e nel rispetto di ciascuno verso tutti gli altri. Chiedere e ottenere, senza avere mai pagato e senza dare... è una violenza. Sono tornato. Chiedere e ottenere senza aver mai pagato e senza dare ciò che è dovuto sarebbe uno scandalo e una violenza, a proposito di ristori o di sostegni. Aprire la prevenzione sanitaria rispetto al Covid e non solo, con una strategia nazionale e regionale, partendo dalla medicina di territorio e segnatamente dai cazzo di tamponi, adesso sarebbero i cazzo di vaccini. Aprire la ricerca, che forse sapere le cose è meglio che tuffarsi nell'ignoto. Aprire i porti ai disperati naufraghi del mare, dove il mare è nostro ma muoiono loro, e anche i campi libici una buona volta. Aprire uno squarcio di verità su Giulio Regeni, liberare Zaki e riportare a casa Silvia Romano. Aprire una via digitale semplice e immediata, modello Estonia, per tutti e tutti, una volta sola, non 14 passaggi. Aprire questioni che da troppo tempo sono chiuse, come quelle che riguardano la filiera alimentare, che forse abbiamo apprezzato in modo diverso, e oggi lo abbiamo fatto in modo particolare, da quando andiamo soltanto al supermercato come unica esperienza sociale. Vedi alla voce sfruttamento. Aprire una breccia, sono 150 anni, sui pregiudizi che ci accompagnano, tipo la cannabis, che ne conosco mille che l'hanno fumata in questi giorni. Saranno tutti criminali? Aprire un nuovo mondo lontano dal razzismo, dal nazionalismo, dalla discriminazione, un mondo che forse oggi sappiamo apprezzare di più. Chiudere con una sola cosa, con il fascismo, sempre e per sempre. Questa, tra le aperture, è la suprema. Buona liberazione. Grazie. Allora, di quando era questo mirabile scritto? Del 25 aprile 2020. L'unica cosa che è cambiata è che fortunatamente è tornata Silvia Romano. Per tutto il resto siamo ancora... Non hanno fatto i tracciamenti, non hanno controllato le varianti. Arcuri non c'è più. Se lo criticavi sembrava di toccare, no? San Giovanni Battista, diciamo. Profeta della primula. Dice che ha aperto una trattoria Arcuri nel frattempo. Arcuri a me ha fatto bene. Tutti da Arcuri. Mi viene una espressione romana, non la farò mai. Non la dirò mai, ma la... Se mai la faccio io, se permetti. Scusami, certo, come minimo. Vabbè, ma tu di cosa ti vuoi liberare? Allora, sì, adesso invece chiediamoci di cosa vogliamo liberarci, visto che è il 25 aprile. Io vorrei liberarmi esattamente di questo. Cioè delle ripetizioni, delle cose che scritte un anno prima vanno bene anche per l'anno dopo. Vorrei liberarmi di tutto ciò che è uguale da troppo tempo, vorrei liberarmi delle trame sempre uguali, se posso vorrei liberarmi dei gialli, che dei commissari francamente non se ne può più, a parte... Quindi la zona gialla tu non la vivi, dovevano scegliere un altro colore, una zona... Sì, tanto l'assassino è il ristoratore, secondo me, poi io... fate voi, ma sto scherzando, ovviamente, nel rispetto del lavoro di tutti. Non potremo mai andare a cena con Tiberi per i prossimi 6 mesi dopo questa... No, se volete venite a casa, cucino io, me la cavo bene, ma perché fuori? Io per protesta non vado a mangiare fuori, guarda un po'. Allora...
No, non ne posso più delle ripetizioni, delle cose tutte uguali. Ho un bisogno tremendo di novità. Tu da cosa ti vuoi liberare, Cigare? Guarda, io ho sempre quel problema là con l'ipocrisia, no? Cioè, tipo, a parte che adesso sono tutti a favore della tampon tax, pure Calenda. Ma l'hanno fatta? No, ovviamente, però sono a Ah. favore. La cannabis, non se ne può parlare. Trans, adesso No. addirittura chiede la maggioranza, chiede modifiche, così non si fa la legge sulla omobita transfobia perché deve tornare alla Camera. Cioè, ma io voglio dire, ma dove siamo finiti? Ma soprattutto l'ipocrisia sui migranti. Oggi Francesca Mannocchi, con cui ieri ho fatto una diretta bellissima su un altro argomento, che vi prego di recuperare su IGTV e dove volete, insomma, un po' dappertutto l'abbiamo messa, dice: aprire i giornali, leggere editoriali indignati per le morti in mare firmati da colleghi che nel 2017 scrivevano alle ONG di scegliere se stare dalla parte dei trafficanti o della legalità e chiudere i giornali. Perché in effetti ci ricordiamo la stagione in cui erano tutti minions, nel senso che cercavano un cattivissimo che aveva anche una strana etimologia simile, si chiama Minniti, i minions di Minniti, i Minnitions, erano tutti dietro di lui. Perché bisognava, ti ricordi, i taxi del Certo. mare, il codice. Adesso tutti, no, si stracciano le vesti. Ho letto un articolo di Cooperlo che a volte mi sembra telefonare da Marte o da Urano, non lo so, a volte mi sembra tipo D'altronde è il ciao ritorno Gianni. alla, no è il ritorno alla normalità, ci va, tutti lo Ah, ok. aspettavano, tutti lo volevano, eccoci qua. Ok, allora a questo punto però, perché siccome abbiamo un podcast che è aperto a tutti, appunto, Sì. 25 aprile, chiediamoci che cosa fin gli Minnitions, qualcuno ha già capito la metafora, chiediamoci da che cosa si vogliono liberare o di che cosa si vogliono liberare, no? Sai, la famosa questione che pose Isaiah Berlin, ma sai che dopo sto troppo alto, mi Stai andando un dicevi. po' su, eh? Mi pare Sì, che tu stai sul andando un po' su, liberalismo, però. libertà di, libertà da. Comunque, Da magari ci cosa volete viene. liberarvi? Perché amici, il Esatto. programma lo fate voi. Esatto. È il bello della diretta. Dal 26 aprile tocca a voi Tocca a voi, sì. Vediamo un contagiarvi po'. anche. Qui nessuno vuole Basta. liberarsi da niente. Allora, da Salvini Salvini e e dalla Alameo, Meloni. facile, dai. Facilona. Un Ammazza. classico, va sempre bene. Sì, Forza. Salvini e Meloni che tra l'altro tornano insieme, quindi c'è una dai fasci, ok, Va 25 bene, aprile. quello è già Dall'indipendenza. fatto e lo possiamo rifare tutte le volte che vogliono, guarda, basta che vengono. Appena arrivano sappiamo come comportarci. Dall'indifferenza, giustamente, dai coprifuochi, oddio, e dai commissari in divisa, che tanto hai visto l'ercio che ha fatto sta cosa che hanno potato il generale Figliuolo perché è sempre in mimetica, ha fatto una Sì. foto con la siepe. E Lercio sostiene, Oh, non cito Lercio che. Luca Brugio dice dall'ignoranza e secondo me ti fa un assist. Sì, perché l'ignoranza non ha mai aiutato nessuno. Un libro che uscirà a giugno, scritto da Giuseppe Civati. Ma quindi è uno spot. Mi voglio liberare dal baratto salute e lavoro. Sono 32 anni che lo sento, e hai ragione. Sì, da È Civati un'altra che non cosa. sarà al colle, bravo, liberiamoci. Io salgo tutte le mattine al colle, però non mai aprono Ma perché non c'è. privatamente, però. Ah, proprio con la fanfara. Sì. Ok, vasti programma. Qua è l'unico vast programmi per un menù, diciamo. No? Dall'ignoranza travestita da saccenza al potere. Beh, ce n'è di cose di cui liberarsi, effettivamente. È pieno. Forza, Però forza, forza. È una cosa che fa bene anche psicologicamente. Da cosa vi volete liberare? questo di Barry in versione, come dire, Dai, amici! radio, esatto. Subito Liberi subito instabile stabile, signorina. signorile. Transfotti oggi Liberarsi particolarmente degli schiacciato. inquilini non vale, per eventuali padroni di casa. Senti, io non lo so, Dimmi. sono un po'. Vedi, non hanno più senso la liberazione, stanno chiusi. Dai, Hanno da tutti i introiettato politici è troppo, tutti, scegliamo, scegliamo, tutti. dividiamo tutti, Dividiamo, facciamo. facciamo.
Liberiamoci dalle generalizzazioni, mi verrebbe da dire, no? Facciamo una cernita o una cernia, visto il periodo, diciamo. Una cernia al sale, esatto. Meravigliosamente. Dovremmo liberarci da tutta una serie di paraculi che si ergono a santoni, dalla politica. Tipo Tiberi versione terapeuta, come dice, esatto. Luisa, eccomi qui. Dalla politica che ignora gli studenti universitari, siamo molto d'accordo. Tiberi versione terapeuta, perché Luisa Cutolo ce l'ha con Tiberi? Perché sto dicendo apritevi, sfogatevi. Dalla gerontocrazia, da quelli che domani non festeggeranno, che ce n'è parecchi. Perché il 25 aprile è divisivo, certo, è divisivo tra la democrazia e la dittatura, diciamo, certo. Estremamente divisivo. Dagli evasori, molto bene. Due pollici. Clima, progressività, patrimoniale. Mi pare che ce n'è di robetta della quale liberarci. Dall'assenza di meritocrazia, che però è un concetto scivolosino. Anche però è giusto, perché lo so, capito lo spirito di opportunità, che infatti si chiama opportunity, quindi mi sembra anche coerente. Non era in tono offensivo, Luisa Cutolo, dal sessismo, dalla società patriarcale, dagli stereotipi, dice Beatrice Brignone, che salutiamo, tra l'altro possibile, sta facendo milioni di iscritti, è una cosa incredibile, mentre tutti guardano Cracco, in realtà cresce possibile. Tiberi Life Coach, sì, volendo anche, insomma. Non ve lo consiglio da amico, diciamo, fa tante cose sicuramente bene. Non personal trainer, ecco, quello lo escluderei. Poi. Da una sinistra non di sinistra, che potrebbe essere... Ah, come è vero questo. Però io adesso conto sui compagni del Gambero Rosso, vedrete che... C'è chi cita, come dire, i Queen. Ah, da quelli che sono metà in busta e metà in nero. Sempre delle tre questioni, da quello che credono che l'emergenza climatica non esiste, sta diventando un po' quelli che, dalle multinazionali senza freni, liberiamoci da questa maledetta e contingente non vita, da quelli che sono esperti di tutto e la vogliono sempre spiegare, dal PD, dice Manuela Mendola, fa un po' dritta esatto. Adesso c'è Letta che sta cambiando non sta cambiando niente, però va bene così, li vogliamo bene, dall'assenza di senso di comunità, dal mancato rispetto di ciò che ci circonda, da ogni forma di odio che continua a dilagare, dalla delocalizzazione incontrollata delle fabbriche. Sono tutte cose molto serie e molto belle. Dai servi dell'ENI. Sarebbe un programma, volendo. Cioè, uno poi queste cose le mette in fila e poi prova anche a farle, no? Ma infatti, è un po' l'idea nostra. Ah, Mario. Mario Aur. Vai. Sei il mio eroe di giornata. Leggilo tu. Io. Sì, assolutamente. Infatti, dagli slogan... Da quelli che mettono il formaggio sulla pasta col pesce, in effetti. Anche questo è condivisibile. Poi nella dittatura culinaria. Nella dittatura culinaria ci rientra. Adesso poi vedrai, ci saranno gli scissionisti del formaggio sul pesce, tutte quelle cose lì. Dirigente scolastico marchigiano, che ha fatto? Che ha fatto? Uno in particolare, fammi i nomi a sto punto. Così. Facciamo i nomi. Mi si è bloccato tutto. Sei tornato? Eri tu che non sei andato via. No, io sono sempre stato qua. Dall'interesse morboso per l'orientamento sessuale altrui. Bravi. Bravo, giusto. Luisa. Molto bene. Beh, dovremmo farla più spesso questa cosa di interpellare anche democraticamente. Anche perché noi iniziamo a non avere più niente da dire. Il podcast è un po' sempre uguale a se stesso, più che altro perché è sempre uguale a se stessa la realtà, però in realtà c'è qualcosa che cambia in continuazione, come diceva Forte Braccio. Oggi ho comprato un libro in un negozio di antiquariato, a pochi euro, non è che stiamo parlando di investimenti, ma di Forte Braccio, che si chiamava Cambiare musica. Con prefazione di Cesare Zavattini. Pum. Ma che meraviglia. Però intanto People cambia, no? Certo, sempre qualcosa di nuovo. Cosa avete da proporci per questa settimana? Per esempio, a quelli dell'io, sì. Proponiamo Vie di fuga di Bidon, che aveva già spiegato la Borraccia. La fuga è cosa complicata, si fa da soli, ma c'è tutta una squadra dietro. Quindi il noi. Fra qualche giorno, faccio uno spoiler, ma è arrivato a casa questo libro delle sorelle Bocca, Qualcosa più di niente,
nei campi profughi della Grecia, che ci siamo dimenticati. Mm. Però tanto ah, perché ci sono dei campi profughi in Grecia? Sì. Certo. Ah, vedi? Quante poi, se ne vengono a sapere, eh? Incredibile. Esatto. Poi per la Super League, a proposito della Super League, 4-4-2 di Unfair Play è la risposta... Il calcio, i suoi campioni e come non li avete mai letti. Prefazione di Paolo Condò, che ha scritto una bellissima biografia di Totti. Quindi sì. So che no, la biografia l'ha scritta Totti. Adesso non cominciamo a dire Condò è dalla mano, ma con l'aiuto l'ha scritta di lui. Per... No, beh, lui scrive benissimo. Non è, non cominciamo. A... Vabbè. Ok, non diciamo, però insomma va bene soprattutto per il calcio minore, che è un po' quello che segue Tiberi, e anche per il calcio minore che sono diventato, è diventato anche il mio. Beh, direi di sì, bella figura che avete fatto, lascia perdere, adesso lo scadiamo. Noi avevamo Pirlo e tutto va bene. Sai che Pirlo a Brescia vuol dire spritz ed è un po' questo, forse la dittatura culinaria era iniziata già da allora. Guardate che i segnali sono tanti, state attenti, pensate e ne verranno fuori, diversi. Convergendo e poi niente, poi facciamo, stiamo per lanciare il People Tour a cui parteciperà anche Tiberi, che di solito è in vacanza, ma quest'anno lo costruiamo tutto intorno alle vacanze di Tiberi, cioè in modo tale da trovare una soluzione. È quasi pronto il quarto numero di Ossigeno dedicato al clima. Sì. Sta per uscire un libro di Lercio sulla storia dell'lercismo antico, diciamo, un capolavoro. Vabbè, siete in controtendenza, io insisto, lo sai. No, come no, ce n'abbiamo anche uno sulla Libia, figurati te. Vabbè, quindi continuate con sta cultura. Ma che cos'è che non si fa con la cultura? Con la cultura non si? Non si mangia. Non si mangia. La dittatura culinaria, maledetta. Ragazzi, state attenti. Attenti, con la cultura non si mangia. Attenzione. Allora, io però ho anche due libri degli altri, perché non è che bisogna parlare solo di Pippo, noi siamo una casa editrice, cioè noi facciamo la promozione per il 25 aprile per la Liberazione, facciamo lo sconto e i regali per chi sta nelle zone rosse, ce ne sono ancora, sempre più piccole, speriamo che non ce ne siano più, però volevo farvi vedere due libri che mi piacciono molto, Scopriamo i cambiamenti climatici, Andrea Minoglio, Laura Fanelli con la prefazione di Mario Tozzi, pubblicato da Gribaudo, per insegnare ai piccoletti il clima. Sì. Le professionalità patrimoniali ci arriveranno dopo. Più avanti, sì. Ma poi soprattutto c'ho una questione da porti, caro Tiberi. Telmo Pievani e Mauro Varotto hanno scritto Viaggio nell'Italia dell'Antropocene, la geografia visionaria del nostro futuro, che è un po' come fine, ma ambientato un po' più in là nel tempo. E c'è un capitolo dedicato proprio alla zona tua, che si chiama Mare Nostrum di Roma, per il quale io consiglierei di attrezzarvi, perché tu giusto sul terrazzo tuo ci puoi andare, secondo me. Perché? Dici che arriva al mare fino a qui? Dice così. Beh, una bella comodità però, ti dovessi dire, da romano... Una spiaggetta in via Nazionale. Facciamo una spiaggetta in via Nazionale, sdraio, ombrelloni, io esco con l'asciugamano da casa. Cioè, non è tutto brutta questa cosa. Ma infatti, l'importante è rendersene conto, così uno si attrezza e magari quelli dei tavolini stanno attenti, mettono dei tavolini anfibi, delle patate. Sì, ma se è così, in tre minuti sono piattaforme, ristoranti sul mare, tutto pesce, gran trionfo di crudi. Ci organizziamo, non ti preoccupare. Monti Beach, dice Franz. Monti esatto. Beach, infatti. Monti Mari Beach e Monti, Mario Monti, che poi sono la stessa cosa a quel punto, diciamo. A quel punto sì. Come era nella tantissimi milioni. Funghi che sanno di pesce, ci arriveremo. Ci stiamo arrivando. Quindi questi due libri, Telmo Pievani e Mauro Varotto, e quello che vi dicevo prima, invece per bambini di Gribaudo, Scopriamo i cambiamenti climatici, perché noi continuiamo a parlare di clima. E quindi, nonostante ci sia la dittatura culinaria, che secondo me non aiuta, diciamo, la transizione ecologica per niente. No, anche perché bisogna aspettare per fare il bagno dopo che hai mangiato, quindi quello è un po' un problema. E dopo questa di Tiberi, io credo che questo podcast... Scusate, è andata così oggi. Culinario. Sì, Luca, vado a letto coi braccioli, la ciambella anche. Sì. Esatto, e quindi, visto che abbiamo una dittatura culinaria, nel frattempo potete leggere che... Secondo me con la cultura si vive, non so se si mangia, ma siamo cultura. Siamo secondo fatti... me People finirà a pubblicare dei menù, io te lo dico, preparati. Ah, dici che dobbiamo metterci in linea con l'andazzo, secondo però stavo per dire che siamo fatti per il 90% di cultura, citando un ministro degli esteri, che all'estero ci vuoi andare di più da quando c'è lui all'estero, gli esteri, no? Cioè proprio vuoi andartene verso gli esteri.
Magari uno ci resta anche. Esatto, il ministro degli resteri. Va bene. Bene, allora buon 25 aprile a tutti, buona riapertura. Buona riapertura. E... sono un po' abbacchiato, potremmo dire, con doppio battuto. Patate. Con patate. Abbacchiato con patate, va benissimo, e quindi buon appetito e vabbè. E c'è il solito gioco di parole che temevo arrivasse, è arrivato. È arrivato. In aria. Grazie. Tutti grazie. In Uruguay, arrivederci. Grazie a Marco Di Beri. Grazie a Pippo Civati e a tutti coloro che ci hanno ascoltato. A prestissimo. Ciao, ciao, a presto.